ci sono più. Intanto un'altra rivelazione definita deflagrante viene da un'altra indagine per associazione mafiosa ed estorsione. Allora torniamo in diretta a Palermo, Iari Pilati. Iari, dunque la mafia ha un vero e proprio statuto, questo emerge da questa indagine. Sì, in realtà ce n'erano già tracce dal 2007, bisogna dire che questa è la settimana dell'attenzione estrema al tema giustizia e mafia per via di questo arresto storico, ma l'attività dell'antimafia ha una sua quotidianità altrettanto importante per la lotta a Cosa Nostra, ed ecco che lo stesso comando dei carabinieri, il provinciale di Palermo, che ha contribuito all'arresto di Messina Denaro, oggi esegue altri 7 arresti, un'inchiesta condotta con appostamenti, telecamere e intercettazioni che ha scoperto episodi impressionanti appunto rivela riferimenti a una sorta di carta costituzionale di Cosa Nostra. Guardate. Un bambolotto col cappio, un buco in fronte, appeso al cancello di una vittima di estorsione. Il linguaggio mafioso della famiglia Rocco Mezzo Monreale non ha bisogno di altre spiegazioni. Il clan è stato in contatto con Provenzano prima, con Messina Denaro poi, palermitani. Ce l'hanno con un architetto, convinti di essere stati danneggiati per alcuni errori amministrativi. Gli devo scippare la testa, dice uno degli affiliati. E allora in una riunione la famiglia mette ai voti, per alzata di mano, sentenza mafiosa, condanna a morte, sventata dai carabinieri. L'architetto oggi ci dice di essere pronto a costituirsi contro il clan nel futuro processo. A me personalmente mi continua a dire, perché dico, uno fa un errore tecnico e viene fatto fuori. Perché mi costituisco nel momento in cui c'è un processo. Io dico, non ho mai avuto omaggio, non ho mai avuto cose. L'episodio di quel voto svela la farsa della democrazia criminale mafiosa, un sistema brutale, più codificato di quanto si pensi. Nelle intercettazioni il clan parla della necessità di espellere dalla famiglia un uomo, un affiliato fa valere così le sue ragioni. C'è lo statuto scritto, lo hanno scritto i padri costituenti. Una conversazione deflagrante dal punto di vista investigativo, annota il giudice. Non una completa novità. Nel 2007, con l'arresto del capomafia Salvatore Lo Piccolo, era spuntato un foglietto dattilo scritto con regole, organigrammi, competenze, rituali, doveri del mafioso. Cosa Nostra che si vanta di avere ideali, quelli del mafioso che in un'altra intercettazione dice di non aver mai creduto nell'organizzazione ai fini di lucro. Un uomo d'onore, dice, ha nobili principi. Maltrattamenti e abusi.